Buonasera a tutti, stiamo andando pian piano verso l'inverno, verso il Natale, sono finite le vacanze, siamo tornati al lavoro, però dobbiamo mantenere lo stesso, il nostro corretto stile di vita, un'alimentazione corretta, l'attività fisica e poi i controlli periodici, gli screening più importanti per la donna, gli unici seri validati sono il Pap test, la mammografia e la ricerca del sangue occulto nelle feci. Pap test. Pap test è un esame molto semplice, non dà particolari problemi, non è particolarmente invasivo. Si tratta di prelevare alcune cellule dal collo dell'utero e si prelevano con un piccolo scovolino, con un piccolo cotton fioc, diciamo. Si fa stando alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è consigliato tra i 24 e i 65 anni e si fa ogni 3 anni, sempre che i risultati siano validi, siano buoni, siano perfetti, cioè il Pap test ci dica che va tutto bene. Se qualora dovesse dal Pap test emergere la presenza di cellule che sono un po' alterate, che sono modificate, che non sono del tutto, diciamo, normali, allora bisogna fare degli approfondimenti. La causa di queste alterazioni cellulari quasi sempre è dovuta alla presenza di un virus che si chiama HPV, Human Papilloma Virus. E allora, di fronte a un Pap test alterato per la presenza di questo virus che si trasmette normalmente con l'attività sessuale, cosa si fa? Si possono fare due cose: la ricerca del ceppo virale, cioè l'HPV test. Con questo test andiamo a individuare di quale ceppo virale stiamo parlando, ce ne sono centinaia di ceppi di HPV, ci sono alcuni che sono un pochino più pericolosi, altri meno. I primi sono quelli che comportano un rischio maggiore, gli altri un rischio minore. Quindi in base all'esito del Pap test, all'eventuale esito, se necessario, dell'HPV test, poi si può decidere di fare la colposcopia, che è un esame di approfondimento di secondo livello. Consiste nell'andare a vedere con un microscopio particolare il collo dell'utero. L'immagine del collo dell'utero viene ingrandita, come se fosse un telescopio che ingrandisce però da vicino. Si osservano bene le caratteristiche del collo dell'utero, si fanno dei prelievi mirati, delle piccole biopsie che si mandano per un esame istologico. Dall'insieme di questi esami si traggono le conclusioni e si decide qual è la strada migliore da percorrere. La strada può essere di attesa, quindi un controllo ogni 6 mesi, può essere di un piccolo intervento se c'è una modificazione di un certo tipo, di un grande intervento se ovviamente le modificazioni cellulari sono di grado maggiore. Sarà il medico che vi segue a stabilire in base a tutto un percorso che è stabilito già, ci sono le società scientifiche che danno delle linee guida, delle indicazioni su come ci si deve comportare e in base a quello si stabiliscono le soluzioni migliori. Grazie a voi, buona serata.